Buona cazzi, no, ecco qua, oh. Ecco qua, buonasera, 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 non ho fatto la storia, tu vuoi il pupino? Ho scoperto, cioè mi hanno spiegato come fare una cosa carina, lo vuoi? Se vuoi, non ho niente da darti in PNG però. Ma pensavo di usare quello che abbiamo usato per i cosi, come si chiama, per la cosa estiva. Siamo in live! Che paura, scusa. Scusa, sì. Non mi ricordo cos'era, però se vuoi usalo. Eri tu che mangiavi popcorn. Ah, sì, ok, sì, okay. Mi ricordo. Ok, aspetta. Scusa, siamo in live con Karim, proprio didascalica come scritta. Grazie Dream per i 47 mesi e a Marco per i 45. Allora, datemi un attimo. Cos'è che devo fare? Che non mi ricordo più com'è. Ah, cazzo, però non funziona. Ah, non funziona se non siamo dentro un server. Vabbè, niente, non importa. Vabbè, non importa, dai. Amen. Ma no, Karimusa, eccoti qua. Prova, prova. Allora, aspetta che ti devo editare. Default override, ecco qua. Nessun file, adesso lo troviamo. Twitch. Ti posso mettere anche un signore anni 80 che balla, se vuoi. Va bene. Vediamo come viene. Aspetta, aspetta. Vediamo. Ok, ah, aspetta, non c'è qui. Dov'è? Browser Discordini. Ecco qua. Eccolo lì. Vai. Parla. Prova a parlare. Mi si illumina? O balla quando io parlo? Purtroppo ti si illumina. Non so se posso dirgli di non ballare. Non lo so, però dai, va bene. Va benissimo. Cos'è questo? Dim others inactive in questo. Cosa vuol dire dim? Boh. Dim sarebbe la potenza dell'illuminazione. Dim è abbassare o alzare. Ah, ok. No, dite che è un po' troppo. Forse. Ma quanto è scontornato male, tra l'altro. Allora, aspetta, che ripeschiamone uno nuovo. Quanto ci sta mettendo? E metti me così. Sì, sì, devo trovare però. Era la prima cosa che ho trovato, mi sembrava anche la più carina, no? Questa è una rana. Ho la signora in giallo. Ah. David Hasselhoff. Obama con una padella in mano. La Battle Royale. Cazzo, perché non ti ho? Ma sì, ma ci sei da qualche per forza. Ti ho usato un botto di volte. Video gatti, watch party. Ah no, Twitch. Che cazzo è Twitch Play? Vabbè. Io non ti trovo. Però sono sicuro. Cioè, ci sei stato durante le cose. Vabbè, non importa, lascia il signore che balla. Ho paura che distragga un pochino. Cioè, questa piccola è possibile. Non c'è il verme che ti hanno bannato. O anche il verme. Non mi hanno bannato per il verme. No, ti hanno bannato il verme. Sì, allora aspetta. Eccoti qui. Vedi che Escobar mi aveva pensato la stessa cosa. Oh parlo, no! Parlo. Okay. Ok, aspetta, save, vediamo. Parla. Parlo. No, non è. Non è? No, guarda cosa succede. 6 secondi che c'è lo spot. Non dovrebbe succedere questa cosa qui. Aspetta, Provo. Che quando parlo... Ah, bellissimo che divento io quando parlo. Oh no, si è buggato qualcosa. Eh sì. Era bello, non mi hanno bannato per il verme, non vi preoccupate. No, al massimo gli hanno bannato il verme. Che non... Sì, però Nvidia, è stata Nvidia che non voleva il verme, si sono un attimino presi male, per qualche motivo. Beh, sei un cazzo, solo per quello. Dici che era quello il problema. Sì, era un modo per dirtelo, senza però dirti che sembrava un cazzo, hanno detto, guarda, potresti... Però mi fa ridere perché l'hanno palesemente detto, capito? Però senza dirlo. Bravi, bravi. Allora, aspetta che... No, vabbè, in giochi, eccoti qua. Sei gigantesco, adesso ti faccio più piccolino e ti giro. Trasforma, ruota... Oddio, com'è che era? Verticalmente. No! No, orizzontalmente. Scusami.
Sono rincoglionito. Trasforma. Ripristina. Ok, va bene. Scusate, è stata una lunga, lunga giornata. Ecco qua. Ma veramente lunghissima. Questa è la terza live. Ecco qui. Ti metto un po' così. Ecco qua. Parla. Ah, Prova a parlare. che bellino. Ti ha dato del grasso, Gabriele. Io vorrei far presente questa cosa. Allora, stasera abbiamo un gioco che appena ho visto ho detto cazzo, incredibile. E ho Più o meno. scoperto e ho Forza. scoperto che è online. Sì. Il problema qual è? Che non so se io e Karim riusciremo a giocare assieme, perché non ci si può invitare. Ma Eventualmente, sì. secondo me quello è uno dei problemi. Gatto, l'audio è una merda. Gatto, aiuto, non capisco niente. Mi sembra un attimino troppo, eh. Non capisco niente. Aspetta, l'audio fortissimo. Io l'ho No, avviato ieri, non mi no, a sembrava. me hai fatto entrare in una stanza dove già ci sono cartelli con scritto compra, compra. Eh Io non sì, perché so. ti manda direttamente online. Va bene. Adesso arrivo. Per chi non lo sapesse, cioè, non lo sappiamo neanche noi in realtà. Sì. È un simulatore di sauna, Sì. più o meno. Però, se voi guardate il trailer, sembra tipo Gang Beast, ma in prima persona. Non si capisce niente. Com'è il volume? Ah, ecco qua. Cioè, le Ma non opzioni è sono in così uno alto, schermo. Gabriel, non dire esagerato. E mi sono cagato addosso. Il post-processo c'è tutto l'unto sulla telecamera. Ma tu sei già online, in teoria, no? Io sono. E stai settando la grafica. Metto tutto Sì, sono in a ultra. uno schermo. Anche se l'audio non è vero che si abbassa, è un bastardo. Non per il volume, ma per la bruttezza grafica. Mi aspettavo tutt'altro. Ho capito, siete tutti profumati, eh? Ma infatti l'abbiamo voluto giocare apposta perché non chissà Eccoli i che cazzo. server! C'erano! Ah, ok. Lo posso creare? Sono in un corridoio. Ok. I Allora, aspetta. server. Non lo sapevo perché non volevo spoilerarmi troppo e sembrava già online. Allora, aspetta un secondo che vediamo le impostazioni. Non posso più uscire dal menu. Ok. Che paura! Ma che cos'è? Ah, allora, c'è una bara, Karim, e ti puoi personalizzare dentro. È all'ingresso. Ah sì, è un armadio. Beh, oddio, un armadio? Parliamone. Ah, ma stavo cercando una lapide, non è vero? Io vado a Come pesca. faccio a cambiare colore? Ah, ecco. Ok, credo di aver fatto. Che poi le opzioni io le cambio, salvo, ma non fa un cazzo, non fa. Vi ricordo che siamo in una sauna, eh? Sì, è un simulatore di sauna online. Dove però succede il gran bordello. Sono un po' preoccupato vedendolo così il gioco. Mi sa Un po' di? un po' di poco contenuto, secondo me. Però, Ma tanto noi entriamo negli va là. altri server e andiamo a parlare con la gente, Ah, sarà vuoi andare quello l'obiettivo. con la gente No, no, allora? no, no, prima andiamo insieme io e te, Prima proviamo. gestiamoci, No, esatto. ma c'è una roba razzistissima lì! Non leggo. C'è scritto gaze. No, c'era l'ultima della prima riga. No. Oh no, free sauna quello No, lì. Oh sì. madonna. No, quella roba lì non. Allora, server name lo chiamiamo culo. Ma E come? enable password. E scriviamo culo è la password. Ok. Max player e Fai mettiamo due. 2. Tanto. Ecco qua. Enable host migration. Non si può, va bene. Cos'è COD? Break between minigames. Ok. Sì, metti sì che così facciamo una Sì, pausina. c'è. Create. Ok. E noi siamo in questa Upgrade. sauna. Oddio. Adesso il volume è bassissimo. Ma Culo, che ecco qua. bello. Join.
Che bello. E di qua cosa c'è? E ci sarà il menu? No, ma è uscito dal server, ma come? No, sto entrando. E adesso arrivo. Ma non pensavo che mi facesse uscire dal server se ripercorremo la strada, scusa. Allora, c'è nel consiglio del caricamento dice... Ci sono 21 bombe nella location di spawn del gioco, ma ce ne sono altre 4 in giro. Cosa vuol dire? In che senso? Vediamo. Niente, non mi ha fatto entrare. No, giustamente, lo ricreo. Allora, scusami, culo. Password. Culo. Max Player. Ma sei uscito perché? Non ho capito. Ho ripercorso la strada indietro e mi ha buttato fuori dal server perché è l'uscita. Non ci avevo pensato che poteva che era così scema la cosa. Giustamente, certo. Che poi abbiamo appeso lì a sinistra la temperatura. Ma c'è un Roomba. Perché? Ci sei? Sì, sì, sono dentro. Ah. Ah. Joina. Non fare lo stesso nome della stanza è la prima cosa che provano. Vabbè, ma se ci possono entrare in due... Sì, è già sono entrato io. Che Pickle paura! No, mi sa che sono uscito o è partito... Sono uscito, perché non capivo quale fosse l'ingresso e quale fosse l'uscita. E sei tornato indietro, vedi? Ma dai, ma non me lo dice! Allora, mettiamo più tempo poi dopo tra una cosa e l'altra, perché è bellissimo da esplorare questo posto, scusa. Volevo visitare, infatti... E a me sta continuando a dire Pickle Hunt. Ma guarda che posto, ma cos'è? Eccomi. Ma è enorme. Dove sei? Ronaldo. Eccomi. Ma siamo piccolissimi. Ah, tu sei proprio in sauna. Io sono andato a pescare. Perché hai il nome sulla targhetta, è bellissimo. Anche tu, è vero, è vero. Guarda che c'è il Roomba. Ci puoi stare sopra, eh? Ah, bellissimo. Global Gatto. Cooling. Ciao. Come hai fatto a ballare? Il numero 3. Il lavandino, ma siamo dei bimbi, siamo, gatto. Guarda, si può prendere il nostro finaccio per far schiaffare. È partito il minigioco, gatto, è partito il minigioco. E fa freddo. Cosa dobbiamo fare? Dice resisti il più a lungo possibile, ma non so cosa. Ah, mi sta alzando il freddo, dobbiamo stare vicino al caldo, vieni qua. Ah. Ma non funziona. Lo schiaffo del soldato, tiè. Sono morto. Perché? Perché sono congelato. Ma sei caduto. Sono finito nella... Da qua. Perché? Ma scivola tutto storto, scivola. C'è il trampolino, cazzo. Ma già poter dare... Cold poter, già dare le scudisciate con... È bellissimo. È veramente, sì. Come si cambia l'arma? Con 1, 2, 3. No. 1, 2, credo. No, non lo fa. È first fatto, weapon, sì. Second weapon, ma non va. Che è? Ciao, gatto. Quindi, la cold potato? Boh, non sta andando. Prova la rotella, sì. No, non va niente. Va bene. Ho preso lo sculacciatore. A merda! Tu sei scemo, ti sei bruciato di un po'. Tu sei matto, gatto. Ho visto una roba... Sono verde. Io sono purple. E quindi? Che devo fare? Non lo so. No, non lo so, veramente, non lo so. Sono esploso. Ha visto, ero di più. Ed immediatamente finisce il gioco. Vorrei riuscire a capirne uno, diciamo. Se possibile. Ma ci sono il pieno di Roomba e ce ne sono tre adesso. Global cooling. Ok. Ecco. Ma c'è un gatto qua. C'è anche il punch bowl. Ok. Tiriamo questo. Sei morto? No. Yes. Oh, guarda qua il campione. È free to play comunque, perché se lo stesse chiedendo. A cosa serve il secchio? Sono morto. Ma scemo, hai preso quello del ghiaccio. Non l'ho visto. E poi io volevo usare il secchio prima di tipo d'acqua. Non funziona. Cioè, non funziona. Forse nel lavandino. Forse devi andare nel lavandino. Hai ragione. Vediamo un po'. Questo? Cos'è questo? Ah, questo qui è il... Come si chiama? La salvia. Come si usa? E fammi aria.
No, questa qui bisogna andare qua nella sauna. Ah, nella sauna, giusto. Ti devi scudisciare nella sauna, no? Con questo. Oh no, fa freddo, fa caldissimo. Eh sì. No, eh sì, è quella giusta. Anch'io. No! Bastardo! Bastardo! Muoio di caldo. Dai, cazzo, ce l'ho quasi fatto. Vittoria. Grazie, Xixlino. Ok, qua cos'è? Pressi? Ah, ok, ci sono le opzioni anche qua. Frame rate limit, magari mettiamo un bel 60, che dici? Ma a me non funziona niente nelle opzioni. Ho salvato 3000 cose, non è salvata una. 58. No, mi è scappato qua. Ma come l'hai presa? È nei barili. Col secchio vicino ai barili. Ah, ti piace. Ce n'era uno in bagno, se non mi ricordo male. Qua. Dov'era? Qui. Quanto siamo dei bambini, siamo. È veramente piccoli. Ma dai, ci sono i bagni. Guarda l'acqua nel fatto. Vieni qua, guarda. E là. Tiè. Anche perché il gioco dice fatti nuovi amici. Cioè, è proprio quello che il gioco dice di farsi. Ma te sei uno stro... Ah, bello però, come tecnica. Io pensavo di scaldarti, non volevo ucciderti, eh. Però ero già al limite io. Certo. Qui dove mettono i morti? C'è il fantasma di un gattino. È quello che hai visto tu? C'è il quadro di un gatto... No, per terra c'è il fantasma di un gatto morto, che non so se serva per un minigioco. Cosa? Te lo giuro. Dove sei? Dove c'era il bagno? Sono in bagno. Più avanti del bagno. Oh madonna santa. Bolle l'acqua. Non è quella giusta, Karim. Mi sono bruciato. Se vai lì avanti c'è il quadro del... a metà strada c'è il quadro del gatto. Ah, è vero. È per terra, vedi, c'è. Ma c'è proprio il fantasma. Sì. Ma stai congelando, gatto. Che succede? Fa freddo. Cold potato. Ma quindi si basa tutto sul caldo e sul freddo? Sono gli stessi tre giochi. Tra... Ma io gatto, vorrei... c'è tutto l'outside. Guarda. Ma cazzo. Aspetta che... Oh. Ah, no! Che è successo? Ma hai ben tirato giù l'acqua. Sì. Perché avevo freddo. Sono morto di freddo, eh? Sì. Quello ho fatto giusto per andare con l'ente. Sì, sono gli armadietti, non ci vanno le persone morte. Comunque è tutto il gioco che si basa sul caldo e sul freddo, è bellissimo. Perché è la sauna. Dov'è l'outside adesso? Ah, che bello. Sto congelando. Ma ci sono le docce! Caldo! Che bello. Cos'è questo? Dimmi che esplode sta roba. Karim. Dimmi. Io sono nelle docce. No, sono morto, però mi ero legato a un barile. Ti puoi legare a un barile esplosivo? Non so, non ne ho idea. Sembrava uno dei barili di Sea of Thieves. Ecco, esplosivo, sì. Ma non sono morto per quello, sono morto di freddo. Ah, ok. Io ero sotto le docce grandi che fanno l'acqua calda. Piccolante. Dov'è? Ecco qua. Donne d'enemy, take... Ecco, ma che devo fare? Ma che cazzo di docce sono? Ma è un autolavaggio! Ah, io ho il pickle e tu me lo devi rubare. Ah. Sì. Grazie Gigi per i 44 mesi. No, bastardo, lo vedo, eh. No. 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 Che poi non posso correre. Chi ha vinto? Sei morto anche tu? Okay. Mi sono fatto saltare in aria. Hai visto che lo scivolo funziona? Ma hai messo il barile sopra il Roomba? No. C'è sopra il Roomba?
Io non lo vedo, io lo vedo qua un barile di ghiaccio, no? Tu sei una merda. Però 30 secondi per esplorare sono troppo pochi. E dai! Non ho capito come funzionano queste cose, però mi dà fastidio non usarle. È vero, sì. Vieni qua che facciamo il freddo. Ah. Occhio al barile, il barile. Ah. Eccolo là. Troppo. Pensavo abbastanza. Beh, mi sa che abbiamo visto tutto il contenuto che il gioco aveva da offrire. Mi sa di sì. Ed è un peccato perché è bellissimo l'environment. Sì, è anche una bella idea fare un parco giochi con dove entri e fai tutte le cacate. Però se ci sono tre giochi... Come Deathmatch! Vabbè, qualcosa... Ma quindi abbiamo avuto solo sfiga? E la madonna, quanta sfiga! Mi serve un'arma, però. Beh, siamo elimina in due. Elimina più persone possibili. Ah! No! E la barra della vita dov'è? Boh. Non so neanche se ci possiamo eliminare così, sai? È sparito. Oh. Matto. Bastardo. Schivo. Schivo tutto. Ti sculaccio male. L'ho finito. Raffreddati, bastardo. Non ma non t'ho mai preso? No! Ah, yes! Sì! No! Ah. Finito, finito, finito! No! Dove è andato? Lo sapevo! Rimbalzo! Prevision, no! E vabbè! Porca troia, non riesco! Vai, con quello di fuoco! No, non l'ha preso! Bastardo. No! Porca troia! Guarda che cammino sui muri, gatto! Ma lo fa! Ma è veramente una meccanica! Eh sì, sono Matrix! Guardami! Ma perché c'è questa cosa? Guarda, guarda, fa proprio l'animazione. Ma bellissimo. Mirror Edge. Tutto il gioco. Oh, Dio mio. Prince of Sauna. E più 12. Ma poi c'è una classifica alla fine, cioè come va a finire qua? Se vai qua? All'ingresso c'è un tablet con dei nomi. Ma se io vado all'ingresso mi fa uscire? No, no, l'ingresso al bar. Ok. Dice... A io parte che non posso cambiare arma, ma eh? Si possono comprare il cibo con i punti che abbiamo fatto. Anche i cosmetici avevo visto. Ci ho preso una birra! E che ci fai, la bevi? La puoi bere, vieni all'ingresso. Che... Arrivo, eh. Ho caldo. Ho speso quasi tutto, però va bene. Anche i piatti ci sono. Dove cazzo è l'ingresso? Ecco qua. Ecco qua. Ah, c'è proprio il menu. Sì. Io mi prendo un ale. Gratis. Io i noodles. Oh no, mi sono ubriacato. Cosa vuol dire gratis? È anch'io. Free. Sì, no, ho capito. Perché è gratis? Forse perché l'hai messo tu? No. Sono embriaco, Ganim. Puoi sia prenderlo gratis che prenderlo solo con... Perché non dovrei prenderlo gratis? Io ho preso il surprise drink e mi ha dato cold damage, hot damage, gravity force, attack range. Come fai a scrollare? Clicchi con la E sulla barra e vai giù. Non riesco perché mi seleziona... Ok, adesso ce lo fa. Vuoi una grigliata? Grazie. È mia. Ma così con la padella te ne va... Sono molto ubriaco, non riesco a muovermi. In realtà stai prendendo colori strani. Sì, ho bevuto la... Guarda. Il surprise drink. No, devi prendere il surprise drink. L'ho preso. A te non l'ho fatto. Il mio sarà poco surprising. Ti puoi ubriacare male? Col surprise.
No, in genere. Oh, mamma mia, non capisco più niente. Ma tu col Surprise stai cambiando colore? Perché io no? Cosa c'ho quello finto? Perché Surprise magari ce n'è più di uno di tipo. Ah, capito, ma tu sei in mille colori diversi. Non riesco più a prendere niente, è tutto. Oh no, sono tutto incasinatissimo. No, io non cambio, perché? Tu stai ballando però. Sì, per guardarmi. Io non riesco più a prendere niente perché sono ubriachissimo. Prendo la zuppa di pomodoro. Ah! A scalda! Ah, il vino? Il vino mi ubriaca però, effettivamente. Cos'è il mulled wine? Boh. Ah, prendi quello. Io ho preso quello a pagamento, effettivamente, di drink, sai? Ah, dici? Ok, il vediamo. Surprise drink. Sì. Ah, sì, vedi. Quindi se prendi quelli tipo le salsicce, non posso. Questo invece. I noodles a pagamento danno più bonus, probabilmente. Oh, non minchia, l'ho visto in alto a destra, c'è una lista. Eh sì. Non avevo mica fatto caso. Resistenza al calore meno 6%, jump force più 16%. Quindi è anche una bella idea, perché tu puoi vincere. Ma ti sei seduto? Sì, col 4. Ma come? Come Buddha poi. Sì. Sul rumba. Aspetta, andiamo insieme. Ecco qua. No, gatto, sei rimasto lì nel gradone. Va bene. Che dici? Vuoi cambiare sì, gioco? Sì. Andiamo. No, vorrei provare ad andare in un server in realtà, a fare amicizia. Ok. Allora, poi, solo che sono molto lento, aspetta. Anche io. Dobbiamo uscire e entrare in un altro server. Tasto per parlare. La V di Verona, mi senti? V di Verona. Sì. Mi senti anche a me? Tu mi senti? Io ti sento. Sì. Perfetto. Sì. È che sono lento, devi darmi un attimo. Dobbiamo poi mutarci a sto punto qui. Adesso vediamo, anche perché se quelli altri iniziano a dire robe. Ah, aspetta, quei soldi adesso puoi comprarti il vestito da centurione, credo. No, si va con quei soldi veri, mi ha aperto Steam. 45 centesimi. Tra l'altro 45 centesimi per ogni singolo pezzo, gatto. Vabbè. Per quello ci sono 4 buy. Allora, scegliamo un server tipo, ce n'era uno. Uno popoloso tipo... 7 di 40, è Gordwea? È la lingua che un po' mi spaventa. È Gordwea? È Gordwea? Che... Vabbè. No, ti chiedo. Sono entrato. Vabbè. E non so cos'è Gordwea. Potrebbe essere greco e non lo sapevo. Ok. Ah. Ok. Ci sono? No! Mi ha buttato fuori. Dentro. Aspetta, perché mi sono girato. Hello? Ritorno da Ergordwea. Hello, hi. Parlano. Urlano tutti fortissimo. Beh, come in una sauna normale. Hello. Mamma mia, che microfoni. Credo stiano parlando direttamente dentro la scheda audio. Dove appena ti spawna vai dritto. Ok, sì, perfetto, l'ho visto. Opa, è giù, spascrado. Ova. Hello. Hello? Vai a fare. Как ты там? Все в баньку, давайте. Нормально. Ha detto che tutto a posto, ha detto нормально. No, papà, questo il mio russo finisce qui, che è russo. Vabbè, non è russo, ecco perché. Global warming. A rumeno potrebbe essere. Anche sì. Beh, quello che mi ha risposto in russo, però. Non si funziona! Ecco qua, stiamo qua. No, sono stupido, sono molto congelato. Bastardo, questo qua mi uccide! Ma sono competitivi! Lo so. Tra l'altro, quando muori durante un gioco, ci sono le gabbie nel bar per non farti uscire. Sono esploso. È finito. Panico. E ti dai panico. Questo qua si potrebbe fare con la chat. Stavo pensando la stessa cosa, che puoi mettergli la password. Non credo sia pesante.
Però io volevo fare amicizia, questi qui non parlano. Do you speak English? Yes, of course, hello. Antonello Galfini. Antonello Galfini. Yeah, it's me, what's your name? Oi, oi. È censurato, paura. My name's Juan. This is my friend, and that's Stefan. Sono molto forte. No, sento metà delle parole. Where are you from, my friend? We are Italian. Hello, my friends. Italian? Oh. Italian. Siamo amici adesso? Oh. Oh, Italian. How do you greet in Italian? I never really heard. Ma che Napoli. Questo è Italian. Oh, papà, devo papare. Okay, io sento tutto a pezzi, non so perché, sai? No, laggano. Ah, oh, ma tutti tantissimo. I'm from Venice. Niente. Opa. Sto. Grazie Carlotta per i 4 mesi. Il mio mese di sei è il numero 5, no, è il numero 4. E la nananda. So. Uè. Ricordiamo che Gatto è quello che non fa giochi con la chat vocale con il sub per paura che la gente dica cose sbagliate. Poi si infila nella chat vocale dei free to play di dubbia provenienza. Ah, però se lo dicono in russo. Se bestemmiano in russo va bene, dai. Non no, vabbè, usciamo perché mi stanno uccidendo. Sì, purtroppo non proprio. Non... A parte che non c'è un menu, devo per forza uscire fisicamente sì. dal coso. Buon lavaggio di capelli. Dove devo andare? Di qua. Di qua. Vuoi provarne un altro o andiamo al prossimo gioco diretti? Volendo possiamo andare al prossimo gioco, giusto per non perdere troppo tempo. Devo però comprarlo e scaricarlo perché speravo che questo fosse la gran serata. Beh, cioè, dai! È stato, ma per 5 minuti, quindi... Sì, sì. Mi ricordi il nome dell'altro? Me l'hai linkato? Aspetta. Sì, più che altro lo devo ritrovare nella mia lista. Ah, sì, Midnight Heist. Midnight Heist, esattamente. Aspetta che sei di nuovo girato. Ah, che pulizia delle orecchie. Eccolo qua. Ma mi sa che... Oddio, ma non ce l'ho Midnight Heist? Ma secondo me... No, forse non ce l'hai. Ma no, la chiave te l'ha data, eh? Sì, l'abbiamo fatto. No. Ricordo, ma non... Forse tu non c'eri? Ma bastardi. Però non c'è... Io mi ricordo, ma non ho la chiave. Forse l'ho rimborsato malissimo. Addirittura. Possibile. Io vedo che ce l'ha Francesco e che ci ha giocato 37 minuti. E quindi forse... Quindi dici che è quello. No, ricordo quello delle rapine dove c'era poi un mostro e non riuscivamo ad andare avanti. Però è molto positive le recensioni. Vabbè, voglio dire. Ma se vuoi ci sono alternative, non ti preoccupare. Troviamo. Oggi ho finito... ieri ho finito Granblue Fantasy, oggi ho giocato a Suicide Squad. Grazie Rusty per la salva. Ed è bellissimo tranne il gameplay. Che è un'atroce... Io non capisco come abbiano sminchiato uno sparatutto in terza persona così male. Io vorrei capire perché queste scelte. Gatto, tu sai come... Ti ricordi come si recuperano gli scudi e la vita in Doom Eternal? Ah, no, aspetta, devi... Allora, per la vita, la motosega... No, o forse la motosega ti dava i colpi. Esatto. E le finisher per... Per la vita, tu, mi pare. Tu immagina uno sparatutto in terza super verticale dove voli, ti teletrasporti, corri, salti, tipo Hulk, tutto così, ok? Uh-huh. Dove, se vuoi ricaricarti gli scudi, devi, in questo delirio, sparare alle gambe dei nemici che poi lampeggiano e tu, quando spari senza mirare, lui attacca in melee e lo distrugge e ti dà gli scudi. In uno sparatutto freneticissimo. Io vorrei capire cosa cazzo gli è venuto in mente di fare una puttanata sì, del genere. Sì, non è anche perché in terza, cioè ancora in prima, però puntare le gambe in terza è una rottura di cazzo. No, ma poi è tutto grazie verticale, chi va per la sub. Quindi sai saltare. Rinnovate per il treno. Devi rallentare tutto il gioco per fare questa minchiata. Io no. Ti giuro, non so perché. Perché peccato perché i dialoghi, il doppiaggio e la storia sono fighissimi. Ma fighi proprio. Che peccato. Però il gameplay è veramente terribile.
La storia è proprio figa l'idea, ma tanto anche, secondo me. No, il doppiaggio italiano è una merda. È una merda. Li hanno stereotipati tantissimo. Sembrano proprio personaggi meglio della Melevisione. E no, perché almeno sono ironici. Sono tutti ironici. Poi ce n'è uno irlandese che gli fanno tutte le battute sul... No, australiano, scusami. Ah, sì, guarda, il gioco ci avevi giocato con Lino, Enrico e Francesco. Sì, ecco qua. Ho visto. Sì. No, si pronuncia... Beh, l'ho scaricato, se vuoi. Il 10 novembre. Sì, sì, va bene. Più che altro dicono che è positiva, per quello che... Era un po' così così, se non mi ricordo. Grazie, male. Grazie, Kog, per la sub regalata. Ma vabbè, vediamo. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Frapsa, che hanno detto i Thermos? Che ho visto che l'hanno provato oggi. Perché... Una tragedia, dicono. L'idea... Cioè, grazie, la storia è proprio figa. C'è Brainiac che distrugge con un'astronave Metropolis... E corrompe mentalmente tutta la Justice League. E tu, con la Suicide Squad, devi uccidere tutti. Per quello si chiama Kill the Justice League. Certo. Perché l'unico modo per salvare il mondo è uccidere la Justice League. Ed è proprio figa l'idea. Ci sono. Oh mamma mia. L'audio. No, mi sono messo una maschera e sono bellissimo. Cioè, un paio di occhiali e sono un uomo incredibile. Ah. Vabbè, che... ma che fico. Ecco qua, scarpe, smartphone, flashlight, tablet. Ok, io sono un uomo meraviglioso. Allora, creo la lobby. No, sì. Scusa. Multiplayer, public, no, friends only. Mettiamo due, signor culo. Crea lobby. Mi trovi? Provo a cercare. Ma dai, ma è Fasmo l'inizio, uguale, va bene. Mi dice che non trova lobby. Provi a invitarmi da Steam. Invite friend, eccoti qua. Ecco qua. Linguaggio. V-Sync, graphic, volevo mettere tutto al massimo. Full res ultra. Beh, tutto al massimo, perfetto. L'audio mi sembra normale. Sì, sembra a posto. Forse Ameas avrà salvato le opzioni. Ci stava mettendo tre ore per joinare. Forse perché ero nel menu. Ah, se ti muovi veloce fai rumore. Ok. È una specie di Payday, sì, però horror. L'audio super rotto sembra di essere sott'acqua, il doppiaggio italiano è imbarazzante. No, il doppiaggio italiano è terribilissimo, infatti l'ho immediatamente tolto, solo che devi giocare tipo mezz'ora per poi togliere il... Ah, è uno di quei giochi, ho capito. Sì. Però in originale è fighissimo. Cioè, in originale è proprio bello bello. La trama è figa, ma il gameplay è proprio una puttanata dietro l'altra hanno fatto, secondo me. In più, mi parte male. Ed è strano, proprio. Beh, strano. Non l'hanno ottimizzato. Non regge i 60. Comunque non sta entrando. Però te hai accettato l'invito. Sì, sì, dice joining game, ma non sta giocando. Vuoi provare, riprovare? Vediamo se... Ok. Anche perché non me la trova la tua lobby, se io metto cercare. Ah, perché lobby. Friends only, forse. Quindi devo invitarti per forza di cose. Vai, riprova. Fatto. Grazie, Mad, per i 19 mesi. Buona serata a lei e a Karin Culo, grazie. Signore, no, come... Dica. Bugia! Ecco un altro che se va, ragazzi, su, a 19, grazie, Desmo. Non va. Allora, provo a mettertela falla, private. Falla pubblica. Eh sì, ho private. E ti invito, vediamo. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma c'è. Tirando. Se no, falla pubblica e provo a vedere se te la trovo. Perché non la trovo proprio, quindi... La faccio pubblica, dai. Vai, è pubblica adesso. Ok, provo a vedere. Sono invisibile su Steam. Assolutamente non la trova. Sono invisibile, no, su Steam? A me arriva la notifica. No, no, ma non lo sono comunque. No, non lo sei. Non c'è la lobby. Non c'è. Hanno chiuso i server, magari. Chissà. Grazie di PTS. Faccio leave lobby, vediamo.
Scusami, se io faccio multiplayer. Provo a farlo io, aspetta. Faccio io. Multiplayer. Ma io la trovo la mia. Io no. E aggiorno all'infinito. Aspetta, provo. Public lobby l'ho trovata subito. Vai, prova a vedere la mia. Aspetta. Play. Ma tu eri dentro l'ufficio? Sì. Ok, prova a vedere se trovi la mia. Sai che non trovo la tua? Vedi, ed è pubblica, eh. Ma io avevo trovato la mia, com'è possibile? Grazie a First Matt per i 61 mesi. Prova a invitarmi. Ti invito, aspetta. Vai. Beh, è follia. È per questo che non avete potuto giocare voi, cioè. No, no, abbiamo giocato, ma era. Eccomi! Ci sei? A posto. Sì, a posto. Essere incastrato qualcosa, allora. Hai visto che uomo allora, bello che sono? Ho visto, sei quadrato. Hai sì. Una testa enorme, quadrato. Vai. Costa Rica, come si fa? Aspetta. Devi. No, 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 dal menu, da ESC. Sì, è uguale. Fai ready. Difficoltà. Dove devo farlo, ready? Ecco. Norma. Vai. Ah no, a contratto. Facciamo. Fai quello che vuoi. Agenzia Sud. Vai. Che paura che mi sia aperto il menu in faccia. Pagano 1100 euro, non male. Ma è niente. Beh, per un singolo lavoro di una sera, direi che non bisogna è vedere che lavoro è, scusami, che vuol vabbè, dire? Che vuol dire? Ok. Non dobbiamo farci beccare. Cos'è? Il tablet? C'hai il coso per cambiare i codici? Ma che ne so, ho il telefono. Prova a vedere. Andiamo sto hackerando. Vai, hackera tutto, gatto. Device unlocked. A posto. Ah, veramente? Funziona così? Ma scusa, ma non posso tenere. Ok. Chiudi la porta, non si sa mai. Ma piano. Ok. Ok. Cosa dobbiamo rubare? Dai computer è pieno di minigiochi da fare per hackerare le cose. Col tuo cellulare, ovviamente. No, ok, però che cosa dobbiamo rubare? Dati, dobbiamo hackerare. Dice. Ah, ok. E dove lo dice? L'ho detto alla radio. Ah, parlavo. Ok. Data, ha detto, quindi. Ok. Tu hackeri col cellulare, poi interagisci. Mm-hmm. Sto facendo. Occhio al rumore, sì. Dobbiamo stare attenti. Device unlocked. Ah, devo. E che cazzo è? HJJG. E cosa sarà? Ah, la H che lettera è? A, B, C, D, E, F, G, H, 8. 8, la J, non so dove sia la J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 10. 10, 10, A, B, C, D, E, F, G, 7. Non è. Ah, hacked, ok, ha funzionato. Ma chi tu hai? Dovevi mettere i numeri? No, io avevo dovevo mettere una data e c'era scritta sopra la data. Perfetto. Non ho capito qua che devo fare. Forse così, credo. Sono minigiochi proprio delle balle. Ok, fatto. Sì. Se vai a giocare a coso. Quello degli assassini. Oh, cazzo, questo è difficile. Okay, private int get code. X uguale a 1, Y uguale a 10. Ah. Return X più Y. Va bene. 6 per 8, 48. Mike, buongiorno, l'ha detto. Allegria! Grazie, Biscotta, per il ride. 48. Dopo che gli hanno trafugato il cadavere, amici ascoltatori. Allegria! Pensa se da morto hai ancora della coscienza da qualche parte, non so, lo spirito. Vabbè, che c'è? Ci sono i mostri. No, mi sono cagato per la luce, credo si sia scattata la corrente. Turn the power back on. Back on. Kevin. Andiamo insieme, che ho paura. Vabbè. Kevin, back on. No, io sto streamando, devi andare avanti tu. No. no, proprio perché stai streamando. No, non posso morire. Dove saranno? Il cioè, ce l'abbiamo una mappa? Oh, se premo tab. Ah, carino anche l'HUD. Ma sai che non sembra male, a parte i minigiochi imbecilli. È tutto come hai visto. Tutto così, esattamente. Di qua si esce. Ah, c'è però il nostro, scusa. C'è una mappa. E in teoria dovrebbe arrivare. Dopo un po' dovrebbe arrivare, se non mi ricordo male. Forse nello scantinato, come al solito. Ha senso. C'è una. Cos'è?
Indovinate in che cripta hanno seppellito Michael? La 1, la 2 o la Tara è... Ah, stampavano soldi qui. Ma no, però possiamo... Sai qual è la cosa stupida? Che possiamo hackerare il computer comunque anche con la luce staccata. Però hanno sbagliato, sono banconote da 10 euro verdi. Ma che ne sanno gli hacker qua? E hanno sbagliato. O gli manca uno zero, ma hanno proprio cannato. Quando hacker il computer, guarda bene che le cartelle sono sopracciglia. Mi fa molto ridere. Sì. Oddio, questo non lo capisco. È quello delle barre? È quello dei numeri, che ci sono quattro numeri e devo selezionare altri numeri al centro. Forse 3, 1 per 2 fa 2 per 3 fa 6. No, però dopo diviene 13. Oddio, non lo so. Aumenta di 4. Ah, devo mettere il 4? Come faccio? 4, 6. Come fa? Non funziona. Ah, dici che sono i numeri pari? 8. Sono stupido, non ci avevo mica pensato, Buonasera, gatone. Grazie alle sue live e alle 6 ore di Karim con voi soft voice che stanno alleviando i miei 25 giorni di fermo per una fattura. Gatto, sento correre, aiuto! Grazie, Metal. Scusa, mi hanno mandato una donazione a voce dove dicono che sei un coglione. Non è vero! E chiedo la benedizione di pronta guarigione. Tanti auguri! Ha detto che la tua gatto, live... Gatto, sono un mostro, gatto! Voices from the void fa schifo. Sono io qua, sì. Che fai questo rumore? No. Gatto, Voices from the Void è clamoroso. Non ho mai usato questa parola in vita mia, ma lo è. Ma infatti non lo sto giocando perché altrimenti arriverebbe una valanga di rotture di cazzo. Vabbè, più o meno. Sto aspettando che se lo dimentichino, quindi fra una decina d'anni. Adesso forse posso giocare Blue, quello del... com'è che era? Quello dei del pirata. Blue Horizon, sì. Che mi sono evitato di guardare l'intera serie proprio per non spoilerarmelo. E adesso No, aspetta, mi sa che non puoi più farlo, l'hanno tolto da Steam. Ma io l'avevo già comprato. Perché l'hanno tolto da Steam? Hanno chiuso tutto, hanno chiuso baracche e burattini tipo l'anno scorso. No, davvero? Sì, ma loro stavano lavorando al 2. Blue Horizon 2. E ha chiuso tutto, hanno chiuso anche l'altro gioco, capito, quello degli alieni che era anche figo. Ma cosa vuol dire che hanno tolto un gioco da Steam? Comunque sempre. Sì, no, punto. Perché? Perché probabilmente o hanno divorziato perché erano marito e moglie. No, dai, che storia drammatica. Non lo so, abbiamo solo ipotizzato perché non hanno detto niente. Hanno detto solo che hanno chiuso tutto. Tra l'altro io ho pregato in ginocchio che mi dessero quello che avevano fatto di Blue Horizon 2. Non mi hanno risposto da nessuna parte, dove gli ho scritto anche su LinkedIn. Magari sono morti, Che è possibilissimo. Sento correre. Sono io? Non sono io, sento dei suoni terribili. E io sto hackerando. Stella, stellina. Mi prende, gatto. La notte si avvicina. È quello di Game of Thrones, tra l'altro. Scusami. Sì, è quello lì, il dio del ghiaccio. No, il dio del ghiaccio, quello di ghiaccio. Ma proprio lui, il modello è lui? Sembra proprio lui, veramente. Comunque nei cassetti si trovano dei soldi. Se vuoi, non so. Ah. Ma tu sei morto adesso? Morto, sono un fantasma che corre. Ah, benissimo. No, allora mi sbagliavo, non è granché questo videogames. Lo so. Non lo sapevo, perdonami. No, ho visto vabbè, che non ce l'avevi. Io me lo ricordavo a metà, tra l'altro. Vabbè, raccolgo un po' di soldi. Era meglio la sauna. Quasi. Sicuro c'è durata di più. Ricordo ancora di aver bannato lo sviluppatore in chat, perché io pensavo che fosse un troll. Che ricordi. Dai, mi faccio prendere anch'io. E facciamo qualcos'altro, se lo trovo. Sì. Poverino, è la seconda volta che lo rimborso sto gioco. Ma non lo trovo.
è sparito. Lo stavo inseguendo perché volevo vedere la morte da fuori. È sparito a metà strada. Vabbè, speriamo che arrivi. Faccio casino. It's time to say goodbye. Sì, è l'addio che hanno dato. Che però non capisco perché, perché toglierlo. No, infatti non capisco neanche io perché toglierlo. Secondo me Agent Roswell, il gioco dopo Blue Horizon, aveva un potenziale enorme, sai? No, no, era... ma ne avevamo già parlato, eh? Mi ricordo. Sì, era un gioco con gli alieni fighissimo. Cioè, fighissimo no, però insomma, come indie era molto... Funziona niente. Interessante. E l'ho visto correre. Signor Trons. Eccolo qua. Va bene. Va bene. A posto. Che peccato, scusami. Te l'ho dato come peccato. Chi se frega, tutto convinto. Vabbè, capito. Ormai sti giochi sono tutti così. Ma che loro dicono che è bello, ma... Sì, ma io voglio adesso conoscere quelli che hanno detto che era bello. L'hanno detto. Infatti anche le Suicide Squad ha recensioni molto positive. Cioè, boh, come cazzo è possibile sta cosa? Allora. Ma ci ho sperato anch'io perché io ho visto le recensioni, dicevano tutti che era una merda. Però iniziandolo era veramente figo. C'è anche tutto il pezzo con Batman che è bellissimo. E poi inizia il gameplay open world e ti viene voglia da piangere. Porca troia. Aspetta, che ne avevo altri sicuramente. So che mi ha preso un attimino il contropiede questa cosa qua. Vabbè, tranquillo. Vedi se c'è qualcosina. No, peccato per Sock and Splash perché è un'idea della Madonna, secondo me, sì. Il gioco là. Grazie Zaffira per i 14 mesi. Se vuoi ne ho uno per lo più negativo. Tanto. Hideaway. Link. Tanto ormai. È la sera. O Paranormal Cleanup che hanno aggiornato. Non so se l'ho giocato quello, sai? Quello lo hanno giocato i Thermos. Okay. Tu ce l'hai, quindi l'hai giocato. Ce l'ho? Okay. 66 minuti. Quindi no, non parliamo so. Qualcosa di merda che non abbiamo giocato. Va bene. E allora... tanto uno vale l'altro, gatto. Poi magari riusciamo a divertirci con uno de merda piuttosto che questo qua che è fatto bene ma è una noia. Verissimo. Te lo linko qui su Discord. Dovremmo fare una serata un po' più lunga e dove li sfoltiamo tutti. Li proviamo tipo 20 minuti, no, se è una merda via. Ma infatti volevo in realtà fare una settimana così, se appena abbiamo del tempo. Sì. Perché io ne ho un botto di giochi... Ok, qui sta per ben 4 euro. Più negativa, io spero che funzioni. È il mio dubbio. Grazie, SoWid. Installa. Ecco qua. Ben un giga pesa. Bestia. Però almeno costa meno, costa 4 euro. Ho capito, però. Perché quanto costava l'altro? 10. Porca troia. Sì. Sarebbe una settimana bellissima. Adesso, ragazzi, appena mi capisco un po' meglio con l'ufficio e cose, mi organizzo e facciamo roba. E mi devo spostare tutto. Bene, Hideaway, eccolo qua. Sto scaricando. Gioca. Ah sì, ho fatto prima io? Steam fa i capricci. Cioè, va su, poi si chiude, va su, si chiude. Download, dico. Sì, sì. Hideaway, un follower su Twitch. Beh, vorrei conoscerlo. Grazie, Nagalo. Lo sviluppatore. Già che c'è in categoria, guarda, è un miracolo. Non c'è Firendanger, per farti capire. Non c'è? No, c'è solo il 2, ma non l'1. Che storia. Infatti, infatti è una merda. Oh, l'italiano! Quello tradotto in automatico. Ma do, ieri... Da tutte le lingue del mondo, però sì. Ieri ho giocato un gioco che aveva un potenziale enorme e poi si è completamente buggato a merda e sono tristissimo. Si chiama Siberian Village. Ah, sì, sì, l'ho guardato. L'ho visto. E cazzo però che merda che poi si è... Sì. È finito tutto. Cioè, non c'era più niente da fare, purtroppo, a un certo punto. I russi ieri che parlano ChatGPT. Madò, che ridere, cazzo. Quello è il futuro comunque per i giochi indie, eh? De merda, perché... Allora, chiamiamola culo. Create. Adesso ti puoi unire.
Sì. Quanto distante il personaggio? Ciccio ha fatto una bella domanda che non ti ho chiesto. Per l'ufficio tu ti porti il computer che hai a casa o ne prendi un altro? Per forza, perché... Per forza che cosa? Per forza mi porto questo. E poi perché a casa non ce l'hai? Per un po' no. Però, ah, quindi vuoi sostituirlo a casa, ok? Sì, però cioè, so soldi, quindi... lo so, me lo ricordo bene che... Ma in realtà, guarda, per casa, se... Cioè, a parte il fatto che passerò tutto il tempo lì in ufficio, quindi cioè, le live le faccio comunque da lì. Sono entrato. Oh, intanto... Qui super easy. Cliff. Voglio essere Cliff. Come si... Come mi radio? No, oh, devi cliccare su re. Devi cliccare la scritta. Va bene. Che paura questo martello terribile. Però se riesco a sistemare il portatile, lo magari mandandogli in assistenza, quello lì è pari al mio praticamente. Ma perché in assistenza si è rotto? No, non ha mai funzionato. Praticamente dura mezz'ora. Ma veramente? È perché il sample, Karim. Ah, l'avranno spolpato a merda. Allora, fermi tutti, c'è una guida, tu l'hai chiusa? Sì. Gatto, c'era una guida enorme, piena di pagine. No, allora... col tab si riapre, col tab si riapre. Allora, grazie Blando. Ci sono le bottiglie nei mobili, le bottiglie sui tavoli e le bottiglie nelle credenze. Quindi dobbiamo trovare delle bottiglie, mi viene da dire? La bottiglia più la fornace uguale Rudolf. Che dorme. Rudolf, tu lo tocchi, gli metti i teschi intorno ed è il rituale. Dobbiamo fare un rituale, gatto. Caputtana, lo so. No, li dobbiamo prendere da Rudolf i teschi. Ah, con la bottiglia gliela lanci in faccia bollente e gli prendi il teschio. Sarà perché così? Perché prende sonno per del... non lo so. Vabbè. Perché lo fai dormire, gatto, è come le bambole, è come le galline di quel gioco del merda, ti ricordi? Tu dove seguivamo le bambole, le cose. Questa tu, è della merda. Con la bottiglia fai addormentare i Rudolf, lo prendi, lo metti nel coso rituale e poi vinciamo. Dai. Cos'è la merda? Qua. Che schifo. Sono veramente degli escrementi giganti. Che poi sarà pan biscotto, per carità. Però, buono, mi va adesso gatto. Il pan biscotto. Sleep poison, va bene. Orca vacca. Come ci sono la torcia? Con la F di torcia. Con la F di flashlights. Ok. Bello, però come... Oh, guarda, c'è del borscht. Quello che hai cucinato ieri. L'altro è molto natalizio. Il borscht? Ah, quello di... Sì, il zuppone, sì. Sento camminare qualcosa, gatto. È un Rudolf. Hai aperto tu? Ho aperto io. Ah. Vai tu? No. C'è un corvo o no? Edgar Allan Poe. No, gatto, vieni. Ma dobbiamo trovare le robe nelle credenze. Aspetta un attimo. Ma non qui, non qui. Come non qui? Perché? Ma no, saranno fuori. Questa è la casa dove devi tornare. Allora, per poi scusami. Premi tab. Letteralmente sì. La prima immagine è questa credenza qui. Ma sarà un asset riutilizzato anche in altre ho cabine. Ho capito. Va bene, andiamo allora. Vai avanti tu. Ci sono 370 porte in questa cabin. Come? Dove sei? È pieno di porte anche dietro. Ma di altre cabine? Nella neve, niente male. Cazzo, mi si sta gelando. Oh, c'è un timer. Timer. Che va in su, però. Ma vedi? Mi sto congelando, gatto! Sì. Sono piccolo! Come sei piccolo? Sì, mi si è abbassata la visuale. Forse ma perché sì, sono non piegato fatto... a me. Gatto. Vieni dentro. Che ma cos'era quel timer che saliva fuori? È il freddo. Ma perché? Allora, dovrebbe avere un timer al contrario, cioè che si va esaurendo. Eh no, è praticamente il tempo che stai nel freddo, ipotizzo. Ma che cosa però... me ne frega? Cioè... perché se no si muore. Come no, ho capito, però arrivo a un minuto e muoio, ad esempio, non ho capito. E che ne so, poi fai il eccolo qua il cristiano! Chiudi la porta! Non si chiude! Eccolo qua. Come... Adesso c'ho un quadro in basso a destra. Descrivimelo per bene. È un chupacabra, Proprio va bene, sempre lui. Sì, sempre. Ma tra l'altro, a proposito di chupacabra... Ma quanti ingressi però... uscite? Sì. E però... te l'ho detto. Allora, a proposito di Chupacabra, tu Kona l'hai giocato? Certo, devo giocare il 2. L'ho comprato, non ho ancora giocato. È uscito il 2 e se ne è sbattuti i coglioni tutti. Perché è uscito in un periodo de merda, colpa sua. È uscito veramente in un periodo de merda. Però io l'ho già comprato e scaricato dal day one.
Figurati. Era veramente, cioè mica proprio non avevi voglia. No, è che ho avuto altro e poi visto che è un gioco che vorrei giocarmi con calma tutte le sere. Che paura il corvo. Mi sto congelando. Ma perché aumenta? Ma come si gioca? Guarda che è aumentato il time. Cioè il timer. Chi è? Oh madonna. Ma sei incazzato? Guarda lì. Arriva? Questo Krampus. Sì, ma come si esce da questa cabin in the woods? Da di qua, guarda. È dietro. Vai, corriamo allora. Andiamo, troviamo una bottiglietta che magari... È quello che ci serve. No, nel retro non c'è niente, gatto. Attenzione. Non c'è piove? Nulla. Ah. Si è bloccato a 19 il timer. È il freddo. No, a me non è no, vero. No, 20, è 20 adesso. Forse dobbiamo andare di cabin in cabin. Vieni, vieni, ecco, ecco. In the woods. Ci sono degli estintori. Eccolo, lo sleep poison. L'hai preso in mano, Yes. Andiamo a farlo. Non mi spingere però. Ma tu mi incastri. non lo so. Eccolo lì, via di qua. Ok. E i teschi dove vanno messi ce poi? L'abbiamo. I teschi. Ma no, fai prima quello, che teschi. Adesso allora. addirittura serviva? Lo stai vedendo anche tu? Sì, la cinematica. sì, super il tubo! Madonna, perché? La sigla di Camera Caffè è partita. Vabbè, questo? Cos'è e il quindi? Camino? Bello. Bene. Sembra uno di quei video dove ti fa vedere le texture. Bravo. No, sembra uno di quei video del dei negozi del fai da te che ti fa vedere... Ok, e adesso? Ha preso sonno automaticamente. Andiamo a toccarlo. Sta dormendo, toccalo nel... Perché tu gli devi rubare dalle tasche probabilmente sì, i teschi. Guarda che ce li ha nel culo. Ah, devi tenere premuto. Porca troia. Il triangolo. Si è svegliato! Ma dici che non c'entra in casa? Tu sei un bastardo. Chiudilo. Ma ce l'ho in mano il teschio, ce l'ho in mano. Okay, quindi uno alla volta. Io stavo prendendo il mio, ma si è risvegliato, si è bloccato. Ecco cos'è quel quadro lì in basso a destra. Dove lo devi mettere il teschio? Lui diceva che c'era una catasta di cose. Sì, con delle candele. Questa qua, forse? No, qua c'è un altro sleep poison. Ah, ho messo giù il teschio. Vabbè, prendilo tu. Ma è enorme. Vabbè. Veramente, diventa molto piccolo una volta che ce l'hai in mano. Una mela. Lo vado a mettere? Vai a metterlo. Dici che mi parte la cazzing pure a me, eh? L'hai addormentato. Sì, l'ho addormentato, vado. Ok, non è partita la cazzina allora. Ah, ho trovato dove si mettono i teschi. Non so dov'è però lui. Lo vedi, è nero. Cioè, vedi una macchia nera. No, io mi sto gelando. Lo senti anche russare. Carino. Ok, non c'è la stamina, è già un goti. Ci basta veramente poco, eh. Da me. L'ho preso. Di qua è? Qui. Vai. Ti sta correndo velocissimo. Dove va? Mammina. Ah, è scappato via. E dove si mette? Là, nel qua. Non va messo non qua. Non me lo fa mettere. Come no? Non so come. Snow Place Arthur. The skull here. Dove? E quando guardo il teschio. Ma ce l'ho in mano, ma non me lo fa fare. Ce l'ho in mano il teschio? Ce l'ho in mano, sì. Place the skull here. E non me lo mette. Hai sbagliato? Cos'hai sbagliato? Non ti viene fuori perché... scritto Snow Alta? Sì. Mi sono cacato nelle bragone. Ma tu non hai idea. Ti ha preso in mano e tu sei andato in T-pose e ti ha portato via come un aeroplanino. Oh no. Grazie Termos per il ride. Non l'avevo visto, scusatemi. La prossima volta faccio anche il suono. Scusa, il teschio che avevi? Tu sei morto morto? Sarà caduto lì. Sì, comunque mi sa che ci sono più altari dove mettere più teschi, eh. Ah, dici? L'ha preso anche a me, dai. Sono stati lì 3 ore. Vabbè. Dai, questo è easy. Mi sa che tutto il gioco è questo. Però vabbè, ma lo... Ma hai visto arrivare in T-pose? Bellissimo. Hai visto?
Capolavoro, mamma mia, mi è venuto da piangere, cazzo. C'è bisogno di questo casino. Ma siamo vivi? Sì, più o meno. Ah, non è game over? No, però siamo congelatissimi. E vabbè. Ma che cazzo di edificio? Ah, un cesso. Ah, usciamo dal cesso, quindi, quando... Aspetta, vado vicino a sta candela. Ci porta in bagno, dici? Ah, dici che abusa di noi? Porteremo in grembo il figlio suo. Omen. Sì, omen, veramente. Va bene. Giusto? Giusto! E la donna somatizza. Somatizza. Ecco qua. Oh, però, se non ci ha fatto game over, è un altro sintomo da Goti, io dico. Capisco le recensioni negative, però. Beh. Che non si può morire. Beh, vabbè, guarda. Per me, io l'avrei messa positiva. Sì, che poi dove cazzo siamo? Eccolo. Ah, no, aspetta. Cos'è sta roba? Ma qui non siamo vicini a casa, siamo? Non lo so dove siamo. A parte che non so neanche dove sei tu. Ecco. Non sei tu questo! Non sono io? No! Lasciami stare, m'ha preso. E niente. Sono diventato il suo selfie stick. Eh sì. Ok, lo metto a dormire, tu ruba. Questa è la clip dell'anno. Credo di avere un grave problema. Ma questo suono è terrificante, cazzo. Ho un problema, mi sa che non mi fa più interagire con niente, gatto. Te lo dico perché ho il poison, ma non me lo fa mettere nella fornace. Ah, l'ho messo? Sì, l'ho messo. Sì, ha preso sonno. Ma non è che magari c'hai le dita di merda? No, con molta difficoltà me lo fa mettere. Ma scusa adesso. Un attimo, l'altro giorno tu dovevi scrivere una cazzo di chiocciola. Cosa premevi? No, era una tastiera che voleva lui. Non so. No, che certo, cazzo però di tu hai premuto Alt Gr e chiocciola e ha funzionato. Ma è il tasto normale che uso sempre. Tu cosa usi di solito? Control Alt chiocciola. Però neanche Alt Gr funzionava. Ha funzionato a un certo punto. Non so che cazzo fosse successo, era una merda. Perché quelli sono i due tasti classici per fare la chiocciola. No, infatti, perché dopo l'hai premuto, ho detto boh. Ah, sì, vedi che c'è un altro altare qua. Sì, ok. Sì, sì. E però lui si sveglia, mo. Merda. Fuck. Vabbè. Ma non vedo altri poison cazzi. Trovato io. Ma è pieno qua. Non so dove. Guarda, sei. Ah. Qua, e sono di fianco a te. Non ce n'è neanche uno, dove li vedi? Ce ne sono tre! Per terra, ma vai che non hai gli occhi, che cosa succede sono bianco oggi? Su bianco, non è... guarda lui che corre! Ah! Vai! Dove vado però? Dove... Guarda che c'è un altro qua, pieno! Che poi quanti saranno sti teschi? Se stiamo alla luce si scalda, però non ho capito sta meccanica del freddo. Se stai troppo forse rallenti... Quando noi ci fa rinascere siamo super rallentati, quindi credo sia il problema principale. Allora, facciamo così. Adesso io lo faccio addormentare, gli prendo allora, il teschio... Ah, tu non hai preso un altro potion? No, guarda, okay. Io allora, gli vado vicino. Aspetta, gli vado vicino, tu lo addormenti quando ti dico via. Sei sicuro che sia così? Via! Easy? Via! Ok. Sto arrivando in culo. Ma russa proprio, tra l'altro. Okay. Ho capito. L'ho preso, dove vado? Ah, cazzi tuoi, non lo so. No, come? Non te lo so proprio dire. Sono a casa. Io sono uscito. Ok. Mi scaldo un attimo e esco, vai. Allora, dove sono io dovrebbe esserci. E dove stai? Non lo so. Dove sei? Sei tu? Boh. Beh, l'atmosfera c'è. Una merda, ma... Mamma, è qui da me. Come? Chi cazzo è che cammina da me? Ti vedo la torcia, aspetta. Eccolo. Ecco qua. Di qua dovrebbe essere. Vedi lì in fondo che c'è una lucetta? Andiamo a vedere. Ah, questo? No, questo non è. Questo non è. È possibile che lo sia, eh? Quello lì? Mai. No. Mitrandir, grazie per i 50 mesi. Aspetta, mi devo... Sono tornato a casa. Raffreddare. Ah, qua, eccolo qua. Arrivo.
Vai. Ah, adesso sì. Perfetto. Vabbè, easy praticamente, già finito. Allora, te lo addormento di nuovo. Se non ci fa morire. Ah! Scusa, ho preso un attimino di paura. Ti ha preso no. O stai scappando? No, 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 okay. Sto scappando, però, fatto... però mi sono un po' cagato addosso. Leggermente. Chiedo scusa. Sono un po' raccapricciato. Ok, ho trovato il veleno per topi qua. Ma che cos'è quello sleep poison? Ma che vuol dire? Ma dai, c'è il meme del culo. E lo sleep poison è quella cosa che se tu metti a scaldare addormenta il Krampus. Ti stai inseguendo il Krampus. Corri. Questo è il mio massimo. Ah! Che paura. Vabbè. L'ho preso? Ciao! Non ti vedo, vado a casa. Quello è il meme del culo. E quel... E quell'omino che balla col culo sporgente, tipo. E col culo sporgente c'ha una specie di coda che gli esce dal culo, che sembra un dito. Allora, quando ci sei e sei nei paraggi, lo addormento. Nei paraggi dove? Suoi, di lui, dici? Di lui. Allora, aspetta che io sono a questa tavola con delle pesche. Noci pesche. O pesche noci per le persone che non sanno parlare. Ecco qua. Forse sono mele. Allora. Vediamo un po'. Io sono a casa, ok. Allora vado all'avventura. Eh sì. Aspetta che mi scaldo. L'impossibilità di morire per me è goti. Anche secondo me, perché ricominciare da zero sarebbe stata una gran rottura di cazzo. Cioè come tutti gli altri giochi. Che però non morire vuol dire farlo una volta e mai più. Che però... va benissimo per noi, eh. Ci sono delle pastiglie prescritte qui. Secondo me l'ha tolta la possibilità di morire, perché la gente si è rotto i maroni, sai? Devo andare a leggere le recensioni, giusto per fare un'idea. Che cazzo di posto è? Ma che lo roba senti è? Anche solo? Così no. Lo addormento? Zero. Ho trovato un liuto, se vuoi. Lo puoi prendere o è arredo? No, è arredo, però è un po' sotto... Cosa è successo? Mi è partito un braccio. Vabbè. Ascolta, però se lo addormenti me lo fa vedere. Lo senti più che... Ok, fatto. Lo senti russare? Ma sai che no? Karim non c'è. Ne sono dietro di te. Ma effettivamente non lo sentivo neanche più camminare. Se n'è andato. Quanto cazzo si è buggato da qualche parte. Oh no, Bigfoot. Ti ricordi Bigfoot? Dovevamo riprovare anche qui. C'è un altro gioco di... No, ma te lo ricordi quel gioco di caccia bellissimo con le missioni, con la base? Te lo ricordi? Era Bigfoot incredibile. O... No, era un altro, era fatto tutto cartoon, dove tu collezioni... I mostri che cacciavi... Ah, lo sento russare. Veloce. Però si sveglia. 2-1... Vacca boia! Ce l'hai, l'hai presa? Ma che? Ah! M'ha preso lui. Era cartoon. Quel gioco. Era quel gioco dove tu, quando catturavi mostri, li collezionavi nel laboratorio sottoterra della base. Cioè, erano dentro il loro ecosistema. Sì. Ma non era cartoon. Minchia, sì che era cartoon. Era ma cartoon. Tantissimo. Madonna, erano tutti deformati. Ah, aspetta, sì, me lo ricordo che avevi anche questa grande base. Sì. Che giravi col quad, era? Sì, giravi col quad, bravissimo. Quello lì. Ma hai preso il mostro, mi sono cagato perché mi ha soffiato nel culo. Classico. No, i mostri erano più di uno. Sì. E quando riuscivi a catturarli... Sono morto io, gatto, mi sa. No, sono dietro di te, Karim. Ho visto... guarda, girati. No, eccoti qua. Ah, ecco io qui. L'ho visto arrivare e ti ha mollato qui. Lui ci sposta, gli dà solo fastidio. Comunque il tempo va avanti. Secondo me abbiamo un tempo limite Però è una stronzata.
E beh, in realtà è meglio che morire e ricominciare. No, semplicemente certo, dobbiamo sbrigarci. Scusami, mi spiego. È una stronzata il fatto che il timer vada su e non vada giù. Cioè, sono 30 minuti e mi fai un countdown, non mi puoi fare un timer che va su. E che vuol dire? È come dire fare caldo freddo, poi ti viene una sincope e muori, capito? Dopo 10 minuti. Non... Vabbè. In un modo o nell'altro ci doveva far morire. Ecco. Sì, sì, per carità. Quello sì, col jet fortissimo. Ale, era quello. C'è una clip dove noi siamo sul tetto e si sente il suono di un jet e ci caghiamo in mano perché era fortissimo il volume. Ma era esattamente quello, sì. Che gioco era? Cioè, mi ricordo... Ho trovato un altro altare. Però non stai prendendo i dischi. Mero, scusa se chiedo, immagino avrei già detto. Volevo chiedere come mai non fai più i best of. Come? Escono sempre di Montanale. Su Twitch? Ah, sì, mi ricordo. Escono sono, regolarmente tutti i mesi. Sì, sì. A Day Out era. Dobbiamo riprovarlo perché non so se l'hanno aggiornato, però era fighissimo. E probabilmente è stato l'ultimo gioco bello che abbiamo giocato di quel tipo lì. Ma infatti dobbiamo dobbiamo intanto recuperare roba vecchia, anche aggiornata, e scrivere tutta la roba nuova. Ci dobbiamo prendere e fare tutte queste cose qua. Io ho un gioco che mi sa che Lino e gli altri hanno giocato, non so se c'eri anche tu. Si chiama One Armed Robbery, dove fai le rapine ma con le mani tipo tutte buffe, non so. No, però sembrava molto carino. Poison. Allora, lo faccio addormentare? No, ho trovato la poison. Ah, e io pure. Posso droppare la poison? Lo puoi sostituirla con un teschio, credo. Però è un problema, cioè non può... Ah, qua c'è un'altra poison. Ah no, con la X, guarda. Con la X, con la X. Ma allora lussuosissima la situazione. Ecco qui, vai. Dopo vado a vedere. Allora, sei pronto? Yeah. Vai nel mondo, se lo vedi. Vai nel mondo. Non si fa più vedere il bastardo comunque. Chiamalo scemo. Gli abbiamo rubato due teschi, che in realtà solo uno abbiamo piazzato. Oh, ecco qua, è qua, dormilo. Ma è corso velocissimo. Fatto. Eccolo qua, ma non era di qua. Vabbè. È un Wendigo lui, giustamente. Sì, è sempre quelle. Ok. Eccomi qua. Dove sei finito? Ho preso un altro poison. Ok. Allora io vado alla ricerca della Valle Incantata. Sì, ce n'era uno. Sì. L'ho visto, ma non so dirti dov'era. Non so. Grazie. Non so come guidarti, è tutto nero. Beh, se ci sai tornare, te lo do a te. Vai, segui, vieni con me. Vieni. Sto dando achievement. Stai 10 minuti fuori dal cabin. A me ha dato l'achievement usa per la prima volta lo slip, ma non è vero, l'ho già usato. Boh. Allora, forse qua dietro. No. Era dietro una prendi il poison intanto, già che è qua. Lì a sinistra. Scaldiamoci. Era proprio a bordo mappa, ce n'era uno. 31 gennaio di A Day Out, che tra l'altro quando l'abbiamo giocato, mi sa... È qua! Fatti prendere tu! Fatti prendere tu! Mi ha preso. Per fortuna. Perché se mi inculava il teschio. Perché A Day Out mi sa che l'abbiamo giocato o all'inizio dell'anno scorso o addirittura a fine dell'anno... Mi ricordo che A Day Out era quello che avevi giocato con gli altri ma avevate rushato. Bravo, e ti eri rotto il e l'hai riprovato con me, ci siamo divertiti perché si poteva fare delle robe fighe. Mi sa che sono morto? No. Ho messo perché il teschio. Mi... Eh sì, del teschio però, dopo che l'ho messo. Non ho capito. Abbiamo vinto. Bastavano due teschi? Vinto. No, era tre. Ah. Uno l'ho messo io, due tu. Bastavano tre teschi? Beh, easy win, un altro gioco tolto dalla lista. Vinto come niente. Okay. Come niente. Ok. Easy win. Certo, non si poteva morire, però. Non si riesce stasera. Beh, allora, guarda. Abbiamo finito un gioco in 5 minuti. Ti stupisco con
Sentiamo. Ti stupisco quanto, con una quanti chicca. Soldi devo spendere inutili stasera? Sentiamo. Vabbè, rimborsalo. Guarda, questo te lo regalo io. Te lo regalo io. Che costa 7 euro. Portacci, sono matti con questi prezzi. Dove sei qua? Yo Tobi. No, aspetta, cos'è che sei? Non mi viene. Gianni Fantoni. Gianni. E non mi veniva. Scusami. Non mi veniva. Ecco qua. No, no, lo compro. Stai tranquillo. No. Però, guarda, così non so neanche che cos'è. Ah, fammi vedere a Day Out quando l'abbiamo giocato. No, amore, voglio dedicare una serata meglio alle cose che abbiamo già provato. Ma questa qui è una chicca che mi sto tenendo lì da un bel po'. A Day Out l'abbiamo giocato il 24 maggio, quindi è quasi un anno. Te l'ho mandato, eh? Grazie, vediamo che cos'è. Ma me l'hai mandato su? Steam, solo che Steam non avvisa più, quindi devi premere la... non avvisa più! No, è una merda. Devi premere la campanellina. Ecco qua. Oh, Madonna Santa. Possiamo farlo vedere? Sì, perché no? È pieno di gore e violenza, c'è scritto. Non vorrei che poi... ma l'hai vista la grafica? Adesso ti racconto questa cosa, ma la racconto solo... No, ho visto solo la... Il titolo, no, certo. Il titolo e l'immagine. Sì. Oh, mamma mia, cosa vedo? Vai, lo faccio partire. Grezzo 2-2, quando tu uccidi le suore, sì. Quando le spappoli, i pezzi che ci sono, c'è il mezzo busto del culo, a 90 gradi con proprio la vagina e l'ano visibilissimi. Bene. Bene. Oh, la Madonna, qua dice che potrebbe essere disturbante, ma non... Giochiamo anche a Unfiltered, la chat, vai. A Unfiltered, ovviamente. Così. Guarda che gore. Box. C'è il mouse con la punta di sangue. L'hai detto quando è comparsa la scritta, è stato bellissimo. Ma siamo dei cubi terribili. E te l'ho detto. Allora, play. Ma mi è caduto un albero, che paura. Come? Mi è caduto un albero in testa di Natale. Entriamo da altri giocatori o... sono tutti russi. No, facciamo tra di noi perché ho paura che bestemmino male. Ma sono tutti russi tanto. Host server. Ma porca miseria, ma com'è che... Conspiracy... Boh. Legacy, vediamo un po' qua. Private server. Lo chiamiamo culo. Madonna, che musica come pompa. Però mi sa che questo è un altro di quei giochi dove... Ok, questo qui è sandbox. Puoi mettere... Ah, tu vuoi selezionare la lingua per caso? Perché tra le lingue selezionabili c'è LOLCAT. Che è tipo un meme, credo. Non posso più, mi sa. Vabbè. Non so neanche se posso invitarti adesso. Come? Da Steam? Provo da Steam. Vediamo. No, non posso. Allora entro io. Poi, non so se... Prova a vedere. C'è Connecting to Multiplayer, come ti chiami? È sempre Antonio. Ah no, culo. Non c'è assolutamente niente. No, però ritorno sul menu, aspetta. Però mi sa che dobbiamo andare sui server, perché sono tutte modalità. E che vuol dire? Che solo io e te ci ammazziamo e poi ricomincia. Quindi vai, faccio host server. Anche single player, quindi... Sì, è vero, non lo so. Faccio PvP, vediamo. No, non fare PvP. Se non c'è sandbox o custom? È sandbox. Ah, ok, perfetto. Sandbox. Coolissimo. Max player metto 2. Se metto private non mi mette la password, quindi non so. Ah, ti puoi modificare se ti interessa, eh? Sì, lo mi sono modificato. Non
se cambia di niente, non cambia pochissimo. Beh, il Creel serve intanto, così vediamo. Ma è pieno di giocatori, come è possibile? Tutti i russi? Sì, sì, sì. Allora, 11 pagine di server. Ok, si chiama Culissimo. Guarda che è pubblico, eh. Eccolo qua. L'audio è incredibile, poi sparisce. Non so come entrare. Non ci basta che ci clicchi. No. Ah, join. Sono stupido in culo. Eccomi. Oh no, ma è... È Gmod. C'è il cuore che batte se apri tab, eh. Ma è Gmod, gatto. Te l'ho detto che... Perché coso? A parte che... Aia, aia, no. Mi stai facendo malissimo, aspetta. Volevo togliere il... Come si fa a mettere le cose? Ah. Bravo. Bravo. C'è bisogno. Oh. Oh, mamma mia. Sono morto. Come si... Come respawno? Aiuto! Aia! Ma sono morto o... Prova a premere Q. Eri in ragdoll. Ah. Come si... spawnano le cose? Tab... Ah no, scusa. Esche, la selezioni e poi... Entities. Adesso mi hai ucciso, Axie. Però. E poi cosa premo per spawnarla? Tasto centrale del mouse. Ma io... Quindi... Ah, eccomi qua. Ma posso usarla poi? Porca troia! Ho spawnato tutte le macchine una sopra l'altra. Beh sì, chi vuoi che sia, scusa. Non lo so. Ma ci sono anche i dischi, bellissimo. Oh. Ma che cazzo di gioco è, gatto? Perché bisognerebbe giocare. Le modalità? Eh sì. Dove sei andato? Sono nel retro. Sento urlare. Cosa no, sei? No, 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 no. Io non ti vedo più comunque. Ero nascosto. Solo all'inizio, dove sono morto. Che disastro. No, sei uscito. Mi ha chiccato perché ho spammato troppo lo spawn. Vabbè, ritorna. Che cazzo di gioco è, gatto, questo qua? Beh, andiamo in una modalità, oppure falla tu. Facciamo un gruppo io e te, vediamo un po' come funziona. Non mi trovo neanche più il server. Vai. In realtà ho spawnato delle persone. Vieni qua. Non so dove sono. Madonna, ma la mappa è enorme. Over. Hey, what's going on? Come faccio a farli... Cioè, io li ho spawnati loro. E quindi... Cioè, come li do? Come hai? No. Che fa? Meno male che ho messo l'audio al minimo. Si sente fortissimo. Io non so come si fa. Dove sei? Eccoti qua. E io ho spawnato dei cristiani, guarda. Ho visto, anche io, però poi mi ha chiccato. E come... Ok, ho capito come si fa, guarda. Tu
sei scemo? Sono il tuo creatore, lasciami stare! Lo blocco con il letto! C'hai il braccio tutto spappolato, gatto! Sono vivo, ma col braccio rotto! Ah, che male! L'ho ucciso con i letti, gatto! Però non è posso... morto! Come faccio adesso? Sto male! Fermati, spawno un letto in faccia! No! Grazie, mi sdraio? Guarda che gocciolo sangue, ma è fighissima sta roba! Ma guarda che lo vedi tu? Vabbè, cosa sì, sta sì, io facendo? Lo vedo, vedo tutto il braccio rosso che gocciola. Ma vedi che aumenta il sangue se sto fermo nello stesso punto? Te sei uno stronzo però. Come scusa? Mi hai dato una mazzata, scusa! Tanto ti posso staccare le braccia, la testa, oh madonna. Dove cazzo sono finito? Oddio. Aspetta, Ho spawnato delle guardie che sparano, ho fatto un errore, mi hanno sparato, sono morto. Un po' te lo meriti, eh. Credo si stiano sparando tra di loro con quelli che hai messo tu. Puoi cambiare il server in modo da togliere i limiti? Da togliere? Ah, Dio mio! Che c'è? Sono caduto dal palazzo. Cos'è che vuoi che tolga? I limiti di spawn, così. Non ne ho idea di come funziona. Level 7. Infinite stamina. Creator mode c'è. No, non c'ho. Niente. Infinite ammo, render ends. Vabbè, niente. Si no, stanno sparando posso. Tra l'altro con i carcerati. Aspetta, vediamo. Config mission. Abbassare il volume. Lo abbasso dal mixer. È altino, eh? È alto, sì, scusatemi. Oh, posso far partire le missioni però, Sì? Aspetta. Va bene così? Neutralizza i nemici. Dato, spawnati delle armi. Ah no, non ce l'abbiamo più. Eh no, perché adesso è partita la cosa. Dove sei? E dove sei tu? Io sono dai tizi che hai spawnato. Ah, sono rimasti loro? Sì, li sto uccidendo a pugni. Vabbè, ma non credo siano loro. Sono loro gli enemy? No. Che c'è uno dei tuoi letti incastrato qua. È successo un macello. Ho trovato una pistola, forse? L'altro è fighissimo come tool. Poi non so se si gioca. Sì, bisognerebbe creare le modalità. Sì, nella. Come si chiama? Nel. Sì, tool enemy. No, aia! Ah! No. Sei morto? Sei solo caduto? Io overwhelm and pass out. Ah no, sono svenuto. Aia, oh! Sto bastardo! Provo a ucciderti per vedere se. Sì, benissimo. Sì, mi si sta spegnendo la vista. C'è il sangue che sta nascendo piano. Ecco, sei morto? Sì. Ok. Perché io posso far partire una random mission. Vai, random mission. Vediamo. Uccidi tutti i mutanti. Attenzione. C'ho il teammate adesso. Aia. Chi mi ha fatto male? Porca vacca. Roba stranissima. Ma tu ce l'hai teammate? No. Tu sei mutante? No. Tu sei mutante? No, ma a me dice che uccidi tutti i mutanti. Sì, no, io li sto uccidendo. E uno dei miei teammate è morto in una maniera abbastanza atroce. Ma è terribile. Ma che figo. Non ho fiato, Karim. E io sono... Arrivo da te, eccomi. Arrivo da te. Mi vedi? Ok. Sì. Cosa c'è qua dentro? Che mi ha dato? Mi ha dato niente. Che è sta roba? C'è il macete qua. Come si prendono le cose da per terra? Eccola sono caduto con No! Ah! Karim!
Sono mutante! No! Ti ho salvato la vita! No. Come? Oh! Porca miseria! Che delirio è sto gioco? È carino, però... L'audio, sì. Ancora alto, ragazzi, ve lo abbasso. Non sei morto? E mi sta toccando il pacco col poliziotto, io non capisco niente. Adesso sono morto. Ma perché mi attacca il teammate? Perché sei mutante, gatto. No, ma... Sì. Cioè, boh, non lo so, non sto capendo più niente. Ah, perché devo uccidere i teammate. Ce l'ho fatta? Mi sto strappando la carne di dosso. Beh, cioè, sei morto tu? Sto arrivando, ma non sono più in missione, mi sa. Ah. Io non ho capito allora. Non è vero, mi stanno attaccando, non è vero. Ma io sono uno di loro, no? Ma a me non dà più la missione, però. Ok. Non mi fa fare exit mission mode. Ok. E mi ha lasciato zombie! Adesso sei di nuovo in crisi. Allora, aspetta, Io no, però, aspetta, devo uscire anch'io? No, è che gli zombie sono zombie, bisogna ucciderli. E io come torno un signore vero? Mi puoi uccidere? Sono senza fiato, mi dice, aspetta. Occhio, arriva uno zombie dietro! Dio mio! Disastro. Ma che casino. Dobbiamo fare così? Mamma mia, che hai fatto? Ma che mi spari, bastardo! Ma che hai combinato? Ma che hai fatto? Ho capito, sono sparato, ma hai sparato! Ma sei uno stronzo, sei! Che ne so! Ah, salve. Bravo, non bravi. Non sto capendo niente, ti giuro. Vedete, è partita semplicemente una missione, non è che... ho capito. Apocalypse. Enemy straight, ok. Enemy... 100, possiamo mettere. Deagle. Vediamo così com'è. Oh, figo! Adesso ci sono... È la modalità apocalisse questa. Bisogna uccidere 100 mutanti. Come 100? Ne ho messi 100. Ah! Oh. Sto per morire già io, Sei una sega, però, Non ho finito, io ho finito i colpi, niente. Aia! Ma chi mi sta colpendo, scusa? No, sei tu trasformato. Ma mi sto trasformando? Credo proprio di sì. Che figo, mi sta facendo vedere tutto rosso. No, ti giuro su Stronzo. Dio, gatto. Proviamo a entrare in un server. Proviamo, sì. Ok, return to menu. Oggi è il delirio puro, E in mezzo a sto casino abbiamo anche finito un gioco. Cioè, incredibile. Allora, multiplayer.
Any game facciamo mod? Il primo 17 di 32. Va bene. Chissà. Nora, some people no killing. If you kill, you got to jail, please. Il primo dice. Quindi, boh, vediamo. Ok. E che si fa qua? Non lo so, è scritto in russo. Io non so. C'è scritto... Blia! Okay. Ablizik. Oh, non lo so. Dove sei? Sponato? Sono... Sì, sì. C'è un signore che è corso ed è schiantato. Si stanno nascondendo tutti, non ho ben capito. Andiamo, andiamo sulla montagna più alta, vieni. Sull'edificio? Sì. Starà succedendo qualcosa, sapranno loro, no? Magari fra un po' parte un minigioco. Si menano qua. Più che altro entra un botto di gente, cioè com'è possibile? E tutti i russi! Tutti i russi! I russi hanno una cultura videoludica veramente buffa. Sono e anche tutti vasto. Memoni. Oddio, oddio carino. Non riesco ad aprire. È per farlo, l'ho preso in mano la porta, non la vedi? Oh no, io l'ho sfondata con la testa! Io vedo del sangue terribile qui, eh. Spopolato qua. È vero? Dei pezzi di cristiano. Guarda che gli hanno sparato contro il buco, che figo! Oddio. Ma che è fighissima sta fisica, eh? Lo so, se si capisse qualche cazzo. Gli sta dicendo roba in russo. Sai che stanno dicendo? Ma è un bambino piccolissimo che parla. Salve. Come ha fatto a sedersi? Ah, così? Così. No. Sit occupied. No. Da chi? Così. Tanto c'è. Aiuto! Aiuto! Sono stannato, non so. Siamo veramente finiti su Roblox, però. Roblox russo, eh. E che rivisto, sono svenuto. Mi dai una mano, per piacere. C'hai la testa nella sedia. E c'è un ragazzino incastrato nel terreno. Oh, mi sono risvegliato, ok. Guarda il ragazzino incastrato nel terreno qui. Da dove parla? Hello? Come sarà il chat vocale? Oh, madonna, santa. Aiutatemi! Aiutatemi! Ma come fanno a parlare in game? Che tasto è? Sai che non lo so. Hello? Perché non ci sono le opzioni, non ci Hello? Sono. Hello? No. Dove sono le opzioni? Non lo so. Ma la gatto! Ecco, ecco. Hello? 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 Si apre la bocca anche quando parli, ma è bellissimo. Hi? Cac de là? Si è buttato di sotto. Lo seguo. No, non lo fare. Ah no, gatto, c'è il piano sotto. Ah, ok. Però di qua no. Sono morto, mi ha spezzato entrambe le ginocchia. Sono venuto vicino a te. Ho l'osso che esce fuori dal ginocchio, gatto. Ah. Sì. E io non mi sa che sono... Mi ha detto blackout. Quindi non sei morto. No. Sono molto resistente. Bello. Bellissimo. Sì. Ah, guarda che secondo me se riusciamo a creare qualche modalità... E non si capisce un cazzo. No, tra noi intendo... Potrebbe essere il nuovo TTT, eh? Questo sarebbe il TTT migliorato con la fisica sì. E il... Guarda, guarda, guarda. No, gatto. E la cosa figa è che tu mi hai messo KO adesso, non sono morto. E svengo, perché dici you drift away. Oh no. E poi ritorno. Eccoti qua. Facciamo in tempo a provare qualcos'altro, secondo te? Ma in una decina di minuti dubito. Se vuoi proviamo un altro server senza russi, ma... Direi è che... È tutto in russo. Infatti. Guarda, vado a vedere se ce n'è un altro. Però questo qui ha gran potenziale. Anche questo l'ho comprato da qualche mese e non ho mai avuto tempo di provarlo. Vediamo. Animap. È tutto russo, eh. 11 pagine di russi. 18 più. Letteralmente sì. In realtà c'è Czech, che forse è cechi, non lo so. Sì.
Gun Shop, Baka Clack, Custom. Watch out for Manson's map conspiracy. C'è un server che si chiama Super Gun Shop. I hate Russia. Sì. Vuoi entrare lì? PvP Cars Jail Ban for Kill Spawn. Ok, va bene, dai, proviamo Super Gun Shop. C'è sempre un urlo disumano quando entri nel server. Ah, ma è sempre questa mappa, ok. Hello? Ok, finalmente. Hello? Hello, LeBron. Come fa a volare così? Stanno sparando. È pieno di russi che giocano, ma nessuno sa come. Cioè, nessuno sa giocarlo questo gioco, però tutti ci entrano, è la magia stop, della bro. Russia. I hate Russia, ha detto stop bro, va bene. Ah, lui non è il proprietario del server. Che paura, la porta. È caduta. Sì. Ok, la TV. AK e Musk, ma che dicono? Fuck you, David. Così. E chi povero cazzo David. È David? Ma perché vola questo LeBron? Questa LeBron? Città cittano, i russi dici? Cittano. Ho trovato un'arma, gatto. Non so se... Ah, sì? L'ho presa, sì. Se ammazzo qualcuno is mi Dex banno. Is not me. Secondo me mi banna adesso, Ho fatto casino, gatto. Hello? Ah, ho trovato un'arma anch'io. Era la stessa tua, forse. Dove io sei finito? LeBron sei morto? Sono morto. Hello? Hello? Come here, dice Trasha. Ok. I'm here. Hello? Ma c'hai i baffi da Hitler, questo qui. Sei Ita? Sì? Hello? Sì, siamo italiani. Ovvio. Allora. Ci puoi insegnare a giocare e a capire cosa cazzo sta succedendo, per cortesia? Non contare. Che cosa? Come boh? E la risposta è boh? Scusa, hai un server? Come boh? Ma scusami, hai un server di questo gioco? Come... Cioè, che si fa? Come... Boh. Perché ti chiami Yotobi? Perché ho messo il nome Yotobi. Ah. Per questo che io mi chiamo Ga. Sto sanguinando. Oh my god, man. Gatto, perché? Scusa, volevo vedere cosa succedeva se ti sparavo. Cosa sono svenuto! Esagerato! Ti ho sparato a un ginocchio, sai che roba! Allora cosa? Venite a comprare armi. Qualcuno ci può insegnare a giocare di qualche italiano, per cortesia? E come la compro l'arma? No! No. No! È facile! È facile cosa? Ma mi spiegate come si gioca? Qual è la modalità, lo scopo, una roba? Okay, boh. Ma basta dire boh! Perché LeBron vola? È un hacker, guarda che lo ammazza adesso! Non è un video, siamo in live da gatto, se ti interessa, il gatto sul tubo. Non so se glielo avrei detto, carino. Perché? Che te frega? Ti raidano, dici, i russi? Ciao. Insegnateci a giocare, ragazzi. È un gioco sandbox. È fin lì. Sì, però tu mi dicevi che dovevamo comprarti le armi. E come si fa? Ha ucciso uno. Ma stanno ammazzando tutti. Pussy lover join the server. Però non hai soldi gratis. Ci fai un po' il cazzo che te pare. Ma a cosa serve? Mi spiegate a cosa serve questa modalità, ragazzi?
Va bene, grazie, grazie, ma esattamente, esattamente a cosa serve? Solo a fare bordello? Sì. Sì. Ma no, dai, no! È bellissimo! È tutto... Ha bestemmiato! Ah, sì? Ah, eccolo là, sì. Chat. Vabbè, io non so più che cosa sta succedendo. Mamma mia, ma... Cioè, ciao. Gatto, abbiamo beccato gli italiani in questo gioco. Oh, porca puttana. Beh, beh, direi che è stato un epilogo. Gran finale. Sì, sì, ha chiesto scusa. Ma non ci credo. Non voleva. Cioè, siamo finiti in una nicchia della nicchia della nicchia di un gioco di nicchia della nicchia. Com'è possibile? C'erano gli italiani, com'è possibile? Due, tra l'altro. Adesso però sono curioso di sapere. Come, ma come vi chiamate? Non, non glielo diciamo, non glielo diciamo. Diciamo. Solo perché... umido, gli dico. Era per interessante. No, guarda, è divertente. Secondo me, se crei tu la partita, ci può venire fuori qualcosa di bello, anche tra di noi, No, noi volevamo provare. Ma ti hanno beccato, gioco. Che cazzo ci fa YouTube su Gorebox? Certo, mi chiamo YouTube. No, abbiamo trovato il gioco. Ma niente, aspetta, gli scrivo, ma. Perché ti sta ammazzando? Se scrivi parla come Animal Crossing, gatto. Ecco perché se ti volevo. Sono svenuto, mi tiri su. Ecco. Eh sì. Come ti scrivi? Già è difficile trovare italiani. Aspetta. Vabbè, fortissimo. Sì, sono tutti russi. Ma come mai? Cioè, che gioco... Esattamente, perché è pieno di russi questo gioco qua? Quando esiste Gmod, Roblox, eccetera? Boh, vabbè, non sa niente questo qua! Ah, gli stavi parlando, gli stavi? Sì, gli stavo parlando! Perché io sono svenuto da un'altra parte, quindi... Ah, ok. Non ti sentivo. Come ti chiami in live? No, no, non sono in live io, non sono in live. Poi YouTube, come ti chiami in live? Sei un youtuber. Sì, ma non sono in live. Stavo giocando per i cazzi miei. Ah. Capt. Se è follia. Lui è uno del vecchio YouTube. Benissimo. Ah! Cioè, sì, ma sono ancora qua. Ormai sei andato. È tipo Gmod. No, no, ma infatti è vero, è vero. Contenuti croccanti già croccanti, da anni fa, hai capito? Croccanti. È come Gmod ma più strano. Ma veramente. Beh, una descrizione perfetta. È corretta, sì, è corretta. Ok, lanciarà. Sta suonando il pianoforte, eccoci, scusa. Ha preso fuoco anche lui. Sta sparando con lanciarazzi. No, ha ucciso Pussy Lover. Ma ha preso fuoco, fighissimo, hai visto? Sì, ma infatti ha un potenziale enorme, solo che è un gioco del merda. Si è spento spawnando un estintore, hai visto? No. No, allora, questo qui lo dobbiamo provare con calma. Ma questo qui sta suonando il piano. Madonna, ma... Cioè, questo gioco ha un potenziale enorme ed è in mano alle persone più deliranti del mondo. Va bene, possiamo uscire se vuoi, Sì, sì. Il piano comunque aveva ogni tasto separato col suono. Ma è follia. Bello. Beh, allora, questo secondo me è da riprovare in un'altra situazione, perché sì, merita. Pensi, io l'ho comprato il 21 luglio 2023. Madonna mia. Non ho avuto mai... Ma io sono pieno di giochi, che non ho mai avuto occasione. Anche Sock & Splash, secondo me, ha potenziale con la chat. Dobbiamo farli un po' maturare un pochino. Sì, sì, sì. Vabbè, Gorebox c'ha il suo tempo.
Quindi molto positive le recensioni, tra l'altro, quindi beh sì, perché quello che ha un potenziale enorme, è praticamente Gmod ma con la fisica e con il gore, che non è male, però non nessuno sa aiutarci, anche chi lo gioca dice boh, non so come funziona. Sì, vabbè, sarà stato un ragazzino che non ti conosceva peraltro, quindi figurati. No certo, però cioè, i ragazzini proprio dovrebbero insegnarmi come funzionano questi giochi. Ma no, ma saranno andati a far bordello e basta. Comunque, se guardi il trailer, ci sono varie modalità, tipo il mostro, gli zombie. Non ho capito se nello sandbox o nel PvP, però vabbè, dobbiamo poi vedere bene. Oddio, nel trailer c'è uno che taglia la testa a un altro e uno che investe un tipo e gli parte via una gamba e poi si schianta contro un palo. Bellissimo, bellissimo. Vabbè ragazzi, vi salutiamo in questa serata dove abbiamo giocato cose a caso. Però è stato bello. Sì, molto. È stato divertente. Dovremmo farlo le serate purpurri così, tipo prendiamo 4 giochi, facciamo mezz'ora gioco, no? Come volevo fare io per del Next Fest. Esatto. C'è sì, una sì, roba sì, così con giochi horror, secondo me viene carino. Va bene. Ringrazio Karim, vi auguro buonanotte ragazzi, noi ci vediamo domani mattina e domani c'è anche Karim alle 2 che fa le demo. Le demo del Next Fest, sì. E io pure farò le demo, quindi domani sera.